Ciao a tutti, allora video di grammatica, vediamo i complementi di tempo, sarà brevissimo perché i complementi di tempo sono super facili. Per prima di tutto plurale i complementi di tempo perché come vedete sono due. Il complemento di tempo può essere determinato o continuato, la parola stessa lo dice, indica il tempo, il momento in cui avviene un'azione. Ora, se è determinato specifica un momento, come può essere domani, tra 2 mesi, quando, risponde alla domanda quando, domani andrò a scuola a piedi, quando, tra 2 mesi, inizieranno le vacanze estive, incontriamoci quando, a che ora? Alle 8 in punto. Questi sono dei momenti precisi, quindi sono, che ne so, l'anno prossimo andrò al mare, l'anno prossimo è un tempo determinato. Il tempo è invece continuato, come dice la parola stessa, quando indica un momento che si prolunga, diciamo, no? Per cui dico, ho vissuto a Roma per 10 anni, per 10 anni è tempo continuato, perché indica la lunghezza, l'estensione del tempo. I ragazzi hanno disturbato durante la lezione della prof. È logico che anche qui risponde alla domanda quando, perché è sempre un complemento di tempo. Però durante la lezione, intendi dire durante tutta la lezione, dall'inizio alla fine, sembrano alcuni miei alunni questi, e quindi abbiamo un tempo continuato, abbiamo discusso lungamente della situazione, a lungo, per lungo tempo, quindi anche qui abbiamo un tempo continuato. In questa pagina questo ultimo complemento è un po' diverso dagli altri perché è costituito da un avverbio, quindi se vogliamo essere precisi dovremmo definirlo complemento avverbiale di tempo continuato, ma noi non vogliamo essere precisi, è vero? No, vabbè, io questo ai miei alunni non lo chiedo, però ecco, in questo caso appunto abbiamo un avverbio. Anche ieri, anche domani è un avverbio di tempo, quindi sono complementi avverbiali. Allora, ve l'ho detto che sarei stata velocissima, spero che di essere stata chiara. Sul mio canale trovate tanti altri video con analisi logica, con la spiegazione dei vari complementi, quindi se avete bisogno di ripassare andate a vederli. Ciao a tutti!